Una moto GP stradale da 120.000 euro. Cosa la rende così speciale? Perché è una tra le moto più ambite dai collezionisti? Oggi vedremo tutto quello che è accaduto all'epoca, perché l'abbiamo guidata e lo vedrete. Capiremo perché è una moto così di valore, così voluta, così ricercata, quali sono le sue caratteristiche tecniche che la rendono un oggetto dal valore indiscusso e soprattutto il giorno stesso che l'ho guidata non l'ho realizzato completamente, il giorno dopo forse neanche, ma la cosa incredibile è che dopo che sono passati 2 anni quell'emozione oggi ce l'ho incisa nella pelle, scavata dentro, è indelebile. Inseriremo nel video quali sono secondo noi le 3, 4, 5 caratteristiche che rendono questa moto così speciale. Questo video, ragazzi, è un video da guardare sul divano, con le cuffie, comodi. Non è un video da una botta e via, ci vuole il flow. E quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciateci alcuni like e tanti commenti, perché vi rispondiamo sempre. Buona visione. Sono passati di mesi, sono passate di moto, sono passate di chilometri e lo riconfermo. È quindi l'oggetto più bello che abbia mai guidato. Cioè, auto e moto in assoluto. Ah, bello. Questa, quando l'ho guidata, aveva circa 700 chilometri. E il proprietario ci disse: oggi ne faremo un centinaio, poi io la spengo e non la uso più. Quindi questa moto ancora oggi ha meno di 1000 chilometri. A maggior ragione vale i 100 euro. Secondo voi, ragazzi, quanto vale sta moto? Cioè, vale, è vero che... Chi compra una moto da 100.000 euro? Ok, oggi facoltosi, un collezionista oggi. Ma vale sta cifra? All'epoca c'è 60.000 euro, c'è chi l'ha comprata e l'ha anche usata in pista. Cioè, ovviamente devi averci a disposizione, sì, però sì, c'è anche chi l'ha usata in maniera normale la moto. Ecco. Che bella. Tony, non lo so se nel video poi rende, no? I colori, sai? Io quando l'ho vista che l'ha tirata giù dal carrello, ha preso un colpo al cuore. Sì, sì. Emoziona ancora. Ma anche perché mi ricordo quando andai al Mugello e stavo in tribuna, uh-huh, e ovviamente la Ducati stava davanti. E la vedevi? Vedevi un pallino rosso all'uscita della bucina, uh-huh, e poi... Poi passavano le Honda, le Yamaha meno rumorose. Ma quando passava il Ducati, tu vedevi veramente una striscia di colore che sfumava nel rosso, era un proiettile rosso, una roba che per chi va a vedere il moto mondiale la prima volta, guarda che... Quell'anno lì, di cui parli tu, del Mugello, che dovrebbe essere il 2007, giusto? 2007. L'anno che vinse proprio Stoner il mondiale. Il motore era un 800 di cilindrata ed era uno screamer, quindi è differente il modo in cui scoppiava il motore. Questo invece è la replica fedele del motore del 2006, della GP 06. Quindi è un 1000 di cilindrata, o meglio, un 989 centimetri cubici. Quindi questo ha una cilindrata più grossa. E qui invece abbiamo uno scoppio irregolare, quindi abbiamo questo boato vero e proprio, questo growl quasi. Io sentivo quella roba lì che mi ha fatto alzare tutti i peli. Pensa a starci sopra. Però era più cattivo da lontano il suono, perché rimbombava, c'era quell'eco, quindi diventava... Ballata. Il suono si rinforzava tra le montagne. È una delle scene più belle del video, quella che quando c'è il c'è la moto che arriva da lontano, lo campanaccio delle mucche, e senti quel boato che arriva da lontano, è impressionante, è bellissimo. Poi tra l'altro questa che abbiamo guidato c'ha anche il kit speciale, il kit racing, che spesso si dice il kit stoner, no? nel gergo comune viene chiamato così, che in realtà non prevedeva uno scarico diretto, lo scarico a camino che sfoga dietro il codone, e le prime tra l'altro rischiavano di prendere fuoco, poi hanno fatto tutto un sistema esatto per dissipare il calore ed funziona alla grande. Quindi c'è questo scarico diretto che pesa 4,5 kg in meno, non ha il catalizzatore, quindi sfoga libero, e con l'elettronica aggiuntiva di questo kit speciale la moto superava alla ruota i 200 cavalli, quindi c'è 215 cavalli circa, 120 Nm e 14.500 giri. C'erano ovviamente dei difetti in questa moto, dai, anche perché ti rendi conto, hanno messo su strada una roba da MotoGP, e ho letto dei commenti dove si parlava proprio dello scarico che prendeva fuori fuoco, ma le prime, sì. Non la parte sopra della coda. Sì, esatto, però dopo l'hanno risolto. Sì, e tra l'altro sta moto,
questo l'ho scoperto dopo. Noi abbiamo guidato la 1110 su 1500. Pochissimi esemplari. Sì. All'inizio la Ducati aveva pensato di fare soltanto 300 esemplari. Mm-hmm. Già soltanto all'annuncio erano andati a ruba, quindi dichiararono ne faremo 1000. Uguale alla derruba, e quindi poi ne hanno prodotte 1500, non una di più, tutte vendute immediatamente. La moto la presentarono al Mugello del 2006, cioè avevano già dichiarato che avrebbero fatto una replica stradale, ma ufficialmente la fecero vedere al Gran Premio del MotoGP del 2006 e andarono a ruba. No, e chi se l'è accaparrata all'epoca? 60.000 euro costava, sì. Tu pensa che investimento che ha fatto. Era bella la moto da gara e questa è identica, cioè esteticamente la moto è identica, carena in carbonio, stesse proporzioni, stessa presa d'aria, cioè è bella. La vedi, dici, porca miseria. Sì, sì, ma... Oggi le moto da Gran Premio sono funzionali ma belle, ci vuole un po' di coraggio per dire sono belle, hanno altri scopi. Questa invece è proprio bella, la guardi e ti incanti, potresti, stai lì le ore a spulciare ogni dettaglio. Sai la cosa più bella di tutte? Che due cose mi hanno impressionato all'epoca e le riconfermo ora. La prima, l'estrema, tra virgolette, facilità d'utilizzo. Mi aspettavo un oggetto molto più scorbutico. Invece è tutto molto fluido nei comandi. Mi piace molto come riuscivi a gestire l'erogazione, il gas. Ovviamente siamo andati su strada in montagna con temperature neanche troppo alte, con gomme originali, perché le gomme sono introvabili, poi apriamo quel capitolo, sì. Lì è una moto che non è che l'abbiamo strapazzata, sicuramente se la porti all'estremo sarà difficile da gestire all'estremo, è ovvio, però per usarla non a due all'ora, ma la lasci un po' sfogare e la guidi, ti fa sentire a casa. Poi mi piacciono le moto con i comandi maschi, non troppo morbidi, sì. Mi piace che mi restituisce un feedback di un certo tipo, perché voglio sentire sotto le dita la leva del freno, voglio sentire che il polso gestisce ogni singolo grado, no, della manopola del gas, a cavo tra l'altro, perché a qui cavo. C'è una centralina elettronica che gestisce gli scoppi, soprattutto per gestire il freno motore, ma anche la GP03 aveva il comando, cioè quella della prima MotoGP di Capirossi aveva il comando a cavo, cioè qui comandi tutto tu. Sinceramente, no? La prima volta che sei salito, al di là del fatto che è una moto costosissima, quindi il terrore di rovinarla, qualunque cosa può succedere, no? Sì. Siamo esseri umani. Sì. Ma come ti sei sentito? Cioè, hai avuto anche, penso, un po' di paura? C'è certo, sali con poca salivazione, le mani e le gambe che ti tremano. La cosa impressionante però è stata quella che appena lanciata, dici, porca miseria però, quanto ci sto bene. C'è una foto di Patrizio in cui io sono esattamente nella posizione perfetta in cui bisognerebbe stare in rettilineo. Se guardi quella foto, io ho il mento appoggiato al posto giusto, le gambe al posto giusto, le braccia chiuse, completamente in carena. Cioè, perfetto. Ti sentivi a casa. Ho guidato varie V4, anche la SP2, cioè praticamente la migliore V4 che si possa avere. E c'è il video online, eh? Esatto, esatto. Ve lo lasciamo qui. Mi dà un po' fastidio la seduta, cioè sento proprio le palle che stanno in alto sul serbatoio a contatto, no? E quindi sei più sulla moto, molto sull'anteriore, e devi stringere molto con le gambe per non scorrere in avanti. Infatti tendenzialmente i piloti che corrono in questa moto qua cambiano completamente la seduta, vanno a scavare sotto, si posizionano più in basso, ci sono i distanziali per il serbatoio per stare un pochino più staccati, in staccata.
La MotoGP, anche attualmente, invece non è così. Okay. Il pilota sta, è calato dentro la moto. Su questa qui, se tu la guardi di profilo, lo percepisci. Tu sei dentro la moto, sei seduto più in basso, hai le gambe esattamente attorno al serbatoio, che è l'unica parte in alluminio, perché il resto invece è in carbonio, e tu hai esattamente la giusta posizione che devi avere quando guidi la moto da pista. Perché certo, poi devi essere, diciamo, devi anche le due misure, più o meno 1,75 m. Esatto, perché se chi vuole essere una media totale, uno di 1,75 m, poco più di 70 kg, quindi proprio media standard. I piloti pesano di meno, ovviamente, però se la comprasse uno di 1,90 m starebbe scomodo. Secondo me più sulla V4 moderna che su questa, secondo me. Forse sta più scomodo sulla Panigale che su questa qui. Questa della posizione di guida è sicuramente uno dei pregi. Sì. A me piace guidare così. Tanto, che mi dici della ciclistica? Allora, in questo caso abbiamo un telaio a traliccio di tubi che rispecchia esattamente le stesse quote e dimensioni di quello della GP06, quindi della Desmo 16 del 2006. Mm. È un front frame, quindi è imperniato al motore solo la parte alta, perché il motore è un elemento stressato a tutti gli effetti della ciclistica e della moto, e al quale poi viene imperneato il forcellone posteriore. Quindi il motore unisce tutti gli elementi che compongono alla fine la ciclistica della moto. Non c'è un telaio che vada a avvolgere, a culla che va a avvolgere il motore. Questa è una caratteristica che ancora oggi mantiene Ducati. Non è più un traliccio di tubi, è appunto un front frame in alluminio intero, in acciaio, ma mi sono i dubbi della Lega su questa cosa qua. È una caratteristica che ancora oggi Ducati mantiene, cioè di avere il motore come elemento stressato, portante, motore portante, però oggi non c'è più il traliccio di tubi. Andando invece nel dettaglio del forcellone posteriore, qui abbiamo un bibraccio, quindi è uno scatolato in lega d'alluminio ultra leggero che riesce a mantenere il giusto equilibrio da entrambi i lati, cosa che invece non avviene nelle moto di serie. Pensa anche attualmente alla Panigale, ha un monobraccio, no? Che è una caratteristica anche esteticamente parlando identificativa dei Ducati, bellissima, tra l'altro permette alla moto anche di ruotare velocemente, perché di derapare in un certo modo, però ha anche dei contro. Infatti, tra l'altro, la nuova Superbike verrà presentata al VTV quest'anno, la nuova V4 anche di serie avrà il bibraccio, e infatti già in Superbike si sono visti dei prototipi di forcellone bibraccio sulla Superbike da gara. La differenza è che riesce ad avere un equilibrio maggiore sulla ruota, principalmente da un punto di vista di stress dello pneumatico, e ti permette di consumare meno lo pneumatico posteriore. E per quanto riguarda la moto di serie, la V4 Panigale in questo caso, è un elemento molto importante, perché se c'è un difetto di quella moto lì è che mangia le gomme, certo, come nessuna. E quindi qui abbiamo già quella caratteristica. Eccolo. Lì, esatto, che in MotoGP è sempre rimasta tale, insomma non c'è mai stata una MotoGP monobraccio. Invece davanti? Davanti abbiamo le stesse identiche cose che venivano usate in MotoGP, quindi l'impianto al top di gamma Brembo, doppio disco a 330 mm, ovviamente qui in acciaio, non è un carboceramico ovviamente. Sì. Le dimensioni della forcella Hollins sono le stesse di quelle della MotoGP dell'anno, dell'epoca, quindi del 2006, quindi abbiamo il top di gamma che si poteva avere. Le pinze radiali, tutto Brembo ovviamente, il feeling anche della frenata è incredibile. Qui si parla di moto in cui una differenza di bar, di mezzo bar che tu incidi con solo l'indice, anche con un solo dito, esatto, fa una grande differenza in frenata, quindi la sensibilità deve essere portata all'estremo. Poi tu pensa, quando le temperature arrivano ai massimi e c'è una maggior sensibilità che incide ancora di più, no? Tu veramente con un pochissima pressione in più riesci a fermare ancora di più la moto, o a farla arrivare al punto di corda lasciando leggermente, no? Gradualmente. E lì poi subentra il grande manico dei piloti in pista e tutti i setup che si fanno poi di gara in gara. Questa è una moto stradale, una moto GP stradale. E ti doveva dare una base buona è quella, con un'affidabilità maggiore e dei consumi,
tra virgolette umani, comunque, e degli intervalli di manutenzione tra virgolette normali. Quindi all'epoca, nonostante il motore sia identico a livello di quote, di dimensioni e diametri a quello della MotoGP 2006, ovviamente i materiali differiscono in qualche piccolo particolare, nei trattamenti soprattutto, in modo che la moto sia un po' più stradale. L'idea di tornare a correre il moto mondiale sembrerebbe che sia di Livio Supra, Livio, no? Okay. Che spingeva, perché era una grandissima occasione, perché il moto mondiale tornava ai quattro tempi dopo l'era due tempi. La Ducati è maestra dei quattro tempi. Se pensi che ancora oggi in Superbike la Ducati è la casa che ha vinto più gare in assoluto, anche se sommi tutte le vittorie delle altre case costruttrici, e quindi era un'occasione da non perdere, no? La Ducati doveva entrare in quel momento in MotoGP. Si presero il loro tempo, non lo fecero nel 2002, lo fecero nel 2003. La moto l'ha sviluppata Vittoriano Guareschi, e i piloti furono Capirossi e Troy Bayliss. Quindi ingegnere Filippo Preziosi, e poi c'era Claudio Domenicali all'epoca, e insomma, bei nomi, insomma, persone che ancora oggi sono tutte lì al vertice. E poi, tra l'altro, lo stesso periodo anche l'Aprilia fece quella scelta lì, no? Arrivò l'Aprilia nel 2002 con la RS Cube, tre cilindri col motore di derivazione Formula 1 Cosworth, con Gigi Dall'Igna, che fece quella moto lì, che come Ducati voleva sfruttare quell'occasione. Loro fecero le corse, forse arrivarono con una moto troppo avanti per l'epoca, con delle gomme che non reggevano quella potenza, con un'elettronica che non gestiva quella potenza lì, e stiamo parlando dell'RS Cube, una moto meravigliosa. La Ducati invece ha aspettato un anno, perché è arrivata nel 2003, però è arrivata col botto, perché mi ricordo benissimo quell'anno la MotoGP organizzò un pre-evento di inizio stagione in cui si facevano dei test, e alla fine c'era una qualifica, una sessione di qualifica, e chi avrebbe fatto il miglior tempo avrebbe vinto una BMW M3, credo, e quella BMW c'è la Loris Capirossi. Porca miseria, che belle storie, che belle cose. E la prima gara dell'anno a Suzuka Capirossi fece terzo, cioè questa moto alla prima gara della sua storia è arrivata sul podio. E poi ha vinto delle gare, alla sesta gara in Spagna, il Gran Premio di Catalunya, ha vinto. Cioè è un progetto che è arrivato... Pronto per esprimersi. Ovviamente il motore, come abbiamo detto prima, 989 centimetri cubici, V di 90 gradi, cascata di ingranaggi, distribuzione desmodromica, ovviamente c'è il desmo, ed è ancora oggi quello che è la base del motore della Panigale V4 attuale, e concettualmente anche della MotoGP che corre attualmente nel moto mondiale. A proposito del desmodromico, marchio di fabbrica Ducati in assoluto, un'idea che viene al mondo automobilistico da Mercedes, parliamo a metà del secolo scorso, ovviamente, e c'era un ingegnere, Fabio Taglioni, che con la Mondial stava sviluppando questa soluzione tecnica sulle moto. Però passò poi in Ducati a metà anni 50, e a fine anni 50, pensa di che stiamo parlando, aveva evoluto questo sistema di gestione delle valvole per Ducati. Ancora oggi Ducati ne fa un vanto, il nome Desmo è subito identificativo per quello che è il mondo Ducati. Desmo 16, il Desmo è il vanto di tutti coloro che fanno il simbolo della L, no? del bicilindrico L dei ducatisti. E cos'è? Praticamente un sistema che meccanicamente gestisce l'apertura e la chiusura delle valvole, semplicemente con un sistema di braccetti e bilancieri, le camme legate all'albero, girando, riescono ad aprire e chiudere velocemente le valvole. In questo modo si ottimizzano i tempi. Minore consumo, ma non è quello l'obiettivo. No. Il vero obiettivo è alzare i regimi di rotazione. Certo. Quindi abbiamo un motore che in teoria, secondo la filosofia Ducati, è più affidabile, gira molto più in alto, gestendo meglio la potenza. Quindi
sistema meccanico di apertura e chiusura valvole, contrariamente a quello costosissimo che spesso si è usato e si, non so se si usa ancora in Formula 1, ma lo fece l'RS Cube, l'Aprilia che dicevamo prima, dei Gigi Dall'Egna, col motore Cosworth, cioè aveva le valvole pneumatiche, un sistema molto costoso che poi portava un'altra tipologia di problematiche, mentre invece la Ducati l'ha risolto meccanicamente. Parliamo di ruote. Qui abbiamo un piccolo problemino, che i cerchi sono gli stessi identici, 7 razze forgiati in magnesio di Marchesini, gli stessi che si usavano in MotoGP all'epoca, però con il 16 posteriore, perché la MotoGP all'epoca correva con il cerchio posteriore da 16 pollici. Quindi questa moto ha due gomme di serie Bridgestone, ovviamente, con un 16 posteriore che oggi sul mercato è introvabile, quindi avere questa moto oggi e poterla usare con delle gomme moderne è pressoché impossibile, perché attualmente le MotoGP corrono con i 17 avanti e indietro, tutte le moto di serie hanno i 17, quindi oggi voler usare questa moto alle massime prestazioni comporta una problematica, che non si trovano le gomme posteriori con diametro da 16. Informiamoci, Tony, su sta cosa, magari chiediamo anche aiuto ai nostri ascoltatori, ma chi è? Sì, intanto... qualcuno di voi ha una Desmo 16 RR? Dove si trovano le gomme quando, quando le finisci? Cioè, nel senso, il nostro amico proprietario non l'ha finite, però diciamo che le gomme, come l'olio del motore, devono essere fresche. Devono essere fresche, anche se non le usi, e un po' negli anni potrebbero seccarsi, no? La mescola, allora quelle vanno cambiate, soprattutto quando c'hai tutti quei cavalli lì. Ma diciamo, una chicca per chi usa le moto, magari anche in pista, la gomma quando è stradale, se la tieni sui cavalletti alla giusta pressione, non perde tantissimo di prestazione, ma se una gomma è in mescola, che tu la stia usando o non la stia usando, no, se ha già rotolato, quindi si è già scaldata una volta, degrada. That's it. Degrada. It's over. Quindi se la tieni sui cavalletti ferma in garage è un problema. Vabbè, senti, dimmi questa, adesso usciamo un attimo dai tecnicismi. La piana. Porca miseria, che bello! Vai, Anto, vai! C'era un vento infinito. Sì, ma no. Velocità di oltre 250 km/h. La cosa impressionante è quella che a un certo punto te la stai godendo, leggi sotto, lo diciamo qual è la prima cifra che ho letto? Sì, dai, la strada era chiusa. Ti sei? Porca, perché io, sai che ho pensato, ho detto, oddio, ma pensa a una ventata, pensa se attraversa una lepre. Ah, vabbè, però... Che fai lì? No, aspetta, però diciamo una cosa, perché sennò sembra che siamo dei pazzi. Qui in quel posto lì, se c'è una lepre che sta pensando ad attraversare... Con quel suono non attraversa. No, ma la vedi a chilometri di distanza, amico mio, vedi tu. A 260 all'ora non lo so. Comunque, lì vedi tutto, dai, il bello di quel posto è quello. Diseducativo al massimo, cose da non ripetere. Però io voglio sapere quanto hai stretto, cioè nel senso... capiamoci, ragazzi. È impressionante quello. Ho stretto quando sono salito, ho messo la prima, ma dopo mi sta a godere come pazzo. Ma veramente c'ho i lacrimoni. E allora sai com'è? È come gli sportivi, come i musicisti. Io mi ricordo quando suonavo o cantavo dal vivo, prima di salire sul palco vedevo la gente sotto, dicevo, oddio mio, ce la farò. Parte il primo pezzo, la prima traccia, sti carichi di quell'adrenalina si converte in energia positiva, in potenza, quindi è proprio quello bello. Quindi questa moto ti ha dato questa sensazione di potenza e anche di tanta tecnica. È molto solida, molto stabile. È una moto molto stabile, perché comunque quando ti sei incastrato dentro la senti a quelle velocità lì, su quei curvoni, la moto stava lì bella ferma, nonostante lì è un posto che tende a poter avere delle folate di vento, ma la moto era stabilissima. Questa mi ha dato una grandissima sensazione di feeling positivo. Poi ripeto, portarla all'estremo sarà sicuramente un altro paio di maniche. Com'è l'erogazione? Quanti giri fa sta moto? Supera i 14.000 giri. Noi l'abbiamo strizzata, perché lui ha detto potete farlo, l'ha scaldata bene, te potete andare. E l'erogazione è molto fluida, la sensazione che hai quando apri il gas e tu gli appoggi le marce, ma mi ricordo fino alla quarta tranquillamente, è di stare su un aliscafo. Si pianta, si schiaccia, si alza un po' l'anteriore che galleggia e si snoccioli le marce con una velocità incredibile, vedi proprio
cambia completamente lo scenario. Sì, 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 e sì. Si scorre tutto velocemente. E il cambio, con il una cambio. Fluidità fluidissima, molto gestibile. Tra l'altro, qui abbiamo soltanto una frizione antisaltellamento. Mm. Cioè, qui stiamo parlando della moto che, tolta la centralina, il resto è tutto analogico. Cioè, comandi tutto tu. Le marce le metti tu, la frizione la tieni tu, il comando del gas ce l'hai in mano tu. Cioè, fai tutto quanto. Sei con la moto. Esatto, esatto. Molto, molto, molto fluido. Se pensiamo che... Ah, ma è bello. Sono passati 18 anni. Mamma, sì. Da quando l'hanno presentata. Sì, sì, sì. E devo dire la verità. La V4 di ora, a livello di erogazione, di accelerazione, ti dà la stessa sensazione. Cioè, il motore di ora della V4 va veloce uguale. Certo. Però sono passati 20 anni, quasi, e per esempio la fluidità del cambio, per esempio, mi ricordo che questa mi impressionò per quanto era sì. comoda. È vero che oggi gestisce tutto elettronicamente, quindi delle volte magari tu pensi una cosa e la centralina ne fa un'altra. Però la cosa veramente impressionante è che tu hai una moto che ha la sua età a livello progettuale, ma sembra una moto uscita ieri pomeriggio, capito? Cioè, non, rispetto alla V4 di ora... Non ne parla male se non ci... No, no, a me piace. Ci massacra. A me piace, la V4 è una grandissima moto. Ma scherzi? Nelle montagne, in queste montagne qui, che rimbomba, tuona, fa il temporale questa moto. Non è vero? Esci dall'autostrada e già la senti. Praticamente in cima a Campo Felice la senti là in fondo. È allucinante. Sì. Tu non la vedi e senti per minuti, senti una cosa che sta arrivando. No, cioè, un temporale. Se nell'altro video hai detto che facevano un temporale, questo è un uragano. Un boato. Un tornado. Tra le motociclette, questa qui è una tra le più ambite dai collezionisti. Perché, secondo te? Beh, innanzitutto fu la prima MotoGP replica. Nessuna casa costruttrice aveva ideato una cosa del genere, aveva pensato di portare sul mercato una cosa del genere. Tra l'altro, piccola chicca, la Ducati l'aveva già deciso all'inizio, nel 2003, quindi il progetto è partito contestualmente alla moto da Gran Premio. Mm. Secondo aspetto, è arrivata in un momento fortunatissimo, è stata presentata al Mugello del 2006, il momento in cui la Ducati andava fortissimo, Capirossi ha rischiato di vincerlo quel mondiale, sì. Quell'anno, ci sono state una serie di peripezie, ma poteva farlo. E l'anno dopo, quando è arrivata poi effettivamente in consegna, l'ha vinto il mondiale la Ducati. Quindi quella moto è andata a ruba, quei 1500 esemplari sono spariti subito. Tutto quel contorno. 60.000 euro subito per vendere tutte. A livello collezionistico, oggi la Ducati è la moto, è il marchio sicuramente più ambito al mondo, quindi questo fa sì che quei pochi esemplari continuino a crescere di valore, no? Sul mercato, di prezzo, oltre 100.000 euro, sì, 120.000 sì, sì. euro, moto che trovi ormai solo nei musei o nei saloni più importanti al mondo. E poi soprattutto, quello che a noi veramente, a noi appassionati ci interessa, è che quella moto lì, quando la guidi, rispecchia tutto questo. Tu cazzo sali sopra ma e dici volta, ma paura, che moto è, cioè ogni dettaglio è al top. Pure se non ti fosse carbonio, piaciuta da guidare avresti pensato che comunque era una bomba, dai, perché no poi... ma non lo puoi immaginare, fidati, non lo puoi immaginare, quando la guidi dici porca miseria, perfetta, se, guardandola da vicino tutti i componenti studiati al minimo dettaglio, ogni assemblamento è perfetto, non c'è uno spaziettino fuori posto, tutte le componenti CNC che si incastrano, comunque sono piccole produzioni di serie, che 1500 esemplari, però fatte al massimo della tecnologia, carbonio, magnesio, titanio, e tutta quella roba lì, quando giri la chiave, la accendi e la fai funzionare ad alte temperature tutte insieme, funziona la perfezione. Te lo racconta. Ultimamente abbiamo cercato di salire un po' di livello col canale, raccontando anche le cose che non ci piacciono dei mezzi che guidiamo. Certo. C'è sempre un difetto. Ma guardiamo il bicchiere mezzo pieno, non quello vuoto. Se il difetto è un difetto che caratterizza il mezzo come un mezzo brutto da guidare, poco emozionante, pericoloso, inaffidabile, bene, okay, parliamone. Esatto, non è questo il caso. Cioè ragazzi, attenzione a quello che scriviamo, e vi ripeto che la nostra esperienza a bordo della Desmo 16 RR è una piccolissima esperienza, è veramente un aghetto piccino. Però perlomeno su quelle strade dove sei riuscito anche a dare giù un bel po' di gas, certo, l'abbiamo guidata per due giorni, un minimo
quel sapore che ha lasciato quella moto dentro, dopo due anni, io sono convinto identico. Che te, se avessi il budget, subito, boom, la compreresti. Subito, subito. Perché di moto così nella storia non è che ne siano state costruite tantissime. La Honda, dopo, ha presentato l'RC213 VS, che non ho mai guidato, ma ho avuto la grandissima fortuna di vedere dal vivo a 2 centimetri, l'ha guidata il mio amico Randy Krumenacker, mi ha invitato a vedere, in quell'occasione mi chiamò e disse devi venire in pista a vedere che cosa sto per guidare. Certo. Sono stato lì accanto a lui ed è stata un'emozione indescrivibile anche in quel caso. Lì stiamo parlando di una moto paragonabile alla Desmo 16, ancora più costosa, ed è l'unica moto paragonabile alla Desmo 16. Forse a livello di valore collezionistico l'Honda NR750 con i pistoni ovali. E poi quante altre moto esistono al mondo che valgono così tanto con questa storia? Ditecelo voi se esistono. Mi viene in mente la Petronas, ma quella era un oggetto bello, esotico, di valore, però tecnicamente non è questa roba qua. Insomma, di moto con questo palmarès, con questo legame così viscerale con le corse, identica alla moto che vince i Gran Premi, probabilmente sono solo questa e l'RC213, non è che ce ne sono altre. E noi siamo italiani, questa è rossa, quindi questa ci fa battere il cuore. La vernice era proprio bella, piena, senza buccia d'arancia. Pure sulla vernice, che è l'ultima cosa che guardi forse in una moto del genere, ma anche lì eravamo al top. Bravo, bravo, questa è bella. È bella, proprio. Cioè, è lei, è proprio la stessa moto, la moto GP, di quella che sarei lì. Non mi sono mai casato tanto per la moto, effettivamente. Guarda che roba, guarda che spettacolo. Tony. Grazie, grazie veramente grazie del tuo supporto. Grazie a voi. Dobbiamo cambiare tavolo perché fa un po' di rumore. Questa nostra passione attraverso Officina del Pilota ci ha portato a realizzare un sogno. È possibile, poi i sogni possono essere più o meno grandi. Per noi questo è grandissimo. Non so per voi, ma insomma, si può fare. Impegniamoci, supportateci, condividete il video, lasciateci un like se vi è piaciuto. Scriveteci tanti commenti perché sia io che il grande Tony Hangar vi risponderemo, sempre. È sempre un piacere e come al solito dal nord, dal sud, dalla Sicilia, dalla Sardegna, vi vogliamo un gran bene e iscrivetevi al canale.